fenomeno, Maignan ha parato un rigore a 10 dalla fine, il Milan vince 1-0. La canzone! Fenomeno! Fenomeno! Calcio d'angolo per il Milan che sta vincendo 1-0 al minuto 84. Pallone dentro, potrebbe tirare Senemecker che è penetrato al posto di... Attenzione, tiro parato. Signori, il Milan sta vincendo 1-0, per cortesia. Sta vincendo 1-0, gol di Giroud che aveva sbagliato un rigore pochi minuti prima, poi ha sbagliato un altro gol non difficile in un primo tempo dove il Milan ha subito sul piano del gioco, ma mai sul piano delle occasioni. Anzi, è venuto con un calcio di rigore parato da Meret, poi ancora un'occasione, ma poi mi sembrava Gullit il primo maggio 88. Poi mi sembravano Gullit il primo maggio 88. Leao se n'è andato, mi sembrava Gullit il primo maggio 88. Attenzione, il tiro, Murato, in avanti il Napoli, controllata la palla ancora dal Milan, Senemecker, quattro avversari contro, controllata la palla dal Napoli, sembrava Gullit il primo maggio 88, va giù sulla fascia, mette in mezzo e questa volta quanto è bello. Attenzione ancora al Milan, attenzione con Benespi Nasser, pallone dentro. Come bello fare gol da Trieste in giù, se a segnare è sempre Olivier Giroud. Quanto è bello fare gol da Trieste in giù, importante che segni sempre Olivier Giroud, che si è girato anche questa volta. E poi viene avanti ancora il Milan, il gol dell'1-0 al 43esimo, Gullit van Basten, primo maggio 88. Viene avanti ancora il Milan, pallone ancora controllato, sontuosissimo, meraviglioso Milan, bandito, pallone dentro e viene avanti il Napoli al minuto 85. Nel secondo tempo è ancora Ficcaio Tomori, attenzione, viene avanti Joystick, pallone laterale per la Salamandra, se ne va Salamandra, si ferma, se ne ferma, attenzione, mette in mezzo il pallone e non riesce la deviazione di Origi che ha preso il posto di Giroud, stanco, esaurito. E allora sull'1-0 al secondo tempo il Napoli minuto avanti, ma nessuna parata di Maignan, quando al minuto 80 fallo evidente di mano e allora l'arbitro decreta il rigore, va, para e là c'è la parata, fenomeno, Magic Mind vola e devia il pallone, fenomeno, fenomeno. E viene avanti ancora il Napoli, attenzione, potrebbe tirare Murato, scivola, recupera e viene avanti ancora il Milan, pallone dentro per Origi, dovrebbe tenerla, tienila Origi, tienila Origi, e c'è un fallo di mano di Origi quando siamo al minuto 87. Il Milan sta vincendo, quanto è bello fare gol da Trieste in giù, quanto è bello quando segna Olivier Giroud, quanto è bello fare gol da Trieste in giù, l'importante che a segnare sia Olivier Giroud. Viene avanti, attenzione, pallone laterale e c'è ancora Teo che mette in corner, ancora resistono i ragazzi, vediamo l'appoggio, vediamo adesso il corner a favore del Napoli al minuto 87, vediamo il gol 1-0 di Giroud al minuto 43, pallone dentro, vediamo chi va, colpo di testa ancora di Teo e poi allontana ancora un monumentale, uno straordinario, una partita da 10 gli darò in pagella a Davide Calabria. Attenzione, viene avanti ancora il Napoli, ancora cerca di recuperare il Milan e la recupera ancora questo manipolo di eroi, via! E allora la palla è lunga, cerca di andare a disturbare Salamandra. Ecco Pioli, Pioli out, vergognatevi, vergognatevi. Viene avanti ancora il Milan, il Napoli scusate, pallone laterale, viene avanti ancora, il pallone dentro, bello. E salva ancora in spaccata come Baryshnikov nella scena finale di Bolero, Krunic come Baryshnikov nella scena finale di Bolero di Lelouch. Attenzione, viene avanti ancora, altro corner al minuto 88, già battuto. E la palla tornerà fuori. E abbiamo perso ancora qualche minuto di vita. Bandito,
cantano sempre gli incommensurabili meravigliosi. Ragazzi, non diciamo ancora niente, non diciamo ancora niente. Quante cose che ho letto in queste settimane, gli opinionisti, Milan scarso, Milan condannato, festeggiavano, sarà uno scherzo per il Napoli, vergognati. Lancio lungo, minimo rispetto per questa squadra. Ora cerca di venire avanti Origi, lotta, cerca di recuperare, poi l'appoggia dove c'è ancora Calabria, un capitano senza parole, un ragazzo della Via Pal, di Ferenc Molnar. Tonali sbaglia, recupera ancora, viene avanti il Napoli al minuto 89, ma qui e però sbaglia e la recupera ancora il Milan. Altro giocatore che ha giocato una partita superba, Kjær, ghiaccio bollente, che partita che ha giocato. E ora vediamo la rimessa laterale a favore di Simone. Attenzione, recupera la palla ancora il Napoli e allora deve andare ancora Benasera a recuperare la posizione. Poi c'è Messias che ha preso il posto di Diaz, stasera non brillantissimo. Al minuto 90 viene avanti ancora il Napoli. Attenzione, pallone laterale dove può venire avanti ancora il Napoli con Lozano. Dovrebbe metterla in mezzo, scivola Teo Hernandez stanco, attenzione, tiro murato ancora da Krunic che ha giocato una partita straordinaria. Quanti sono i minuti? Non sono venuti fuori dalla lavagnetta che lavano, 4 minuti di recupero. Pallone dentro, attenzione, battuto corto, pallone lungo, vediamo chi va, colpo di testa ancora e allontana Tonali. E poi attenzione, cerca di andare Salamandra e allora viene avanti ancora il Napoli, ma cantano i tifosi del Milan, cantano. E allora viene avanti, attenzione, attenzione al Napoli, potrebbe tirare pallone ancora dentro e la grande parata di Maignan, pallone difficilissimo. E poi attenzione, ora lotta Osimhen che riesce a uscire, mette questo pallone e ancora Mike Maignan, fenomeno, maverick della scuola di Top Gun, fenomeno della scuola di Top Gun, Magic Mike Maignan. Bandito, che prende il pallone, cantano, cantano, vi lascio questa musica meravigliosa, Mina straordinario. Viene avanti ancora il Napoli quando mancano, Andrea, due minuti e mezzo, viene avanti ancora il Napoli, attenzione, ancora Lozano, picchia ancora e poi va a recuperare, attenzione, pallone ancora dentro e poi ancora Kjær sfiora i cirricumuli per andare a prendere questo pallone e viene avanti ancora il Napoli. E allora viene ancora pallone laterale, viene avanti ancora il Napoli, attenzione, pallone dentro, ancora il Napoli che viene avanti, attenzione, con questo tentativo che termina fuori quando mancano due minuti alla fine. Attenzione, ancora il Milan, c'è un altro corner a favore del Napoli e allora vedete il pallone dentro, altro corner, pallone lungo, rinvia ancora il tiro, no, attenzione, potrebbe tirare, ridà questo pallone dove viene avanti ancora il Napoli, ultime delle ultime occasioni e c'è il gol del Napoli a un minuto dalla fine, c'è il gol del Napoli a un minuto dalla fine, attenzione. E allora il Napoli adesso attento all'impresa. Il Napoli ha segnato con il 2-0. E allora vediamo quanto manca, Andrea. Un minuto alla fine. Vediamo. Vediamo chi ha segnato. Osimhen. 1-1. Vediamo. Attenzione.
cercheranno di lanciare questo pallone lungo lungo, esatto, via. Via pallone lungo dove può andare ancora il Milan con questo tentativo. Attenzione, il Napoli viene avanti e poi recupera la palla e c'è un fallo a favore del Napoli che adesso prova a venire avanti con tutti i suoi uomini. Attenzione, boato questa volta del pubblico napoletano, poi cerca ancora di andare il Napoli, attenzione, pallone dentro, si soffre questo finale ancora, vediamo, dovrebbe andare fuori, bisillabo di felicità, fuori, 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 dai, teniamo ancora, è finita, vediamo, fischia, 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 arbitro della Polonia, è finita, il Milan è semifinale, il Milan è semifinale, chiedete scusa, chiedete scusa, chiedete scusa, chiedete scusa a questa squadra, siamo in semifinale, grandissimi ragazzi, grandissimi ragazzi.